Ciao, Anna Maria Brandi Marte, sono, scusami se ti Ah, disturbo. no, assolutamente, Sì, ti avevo chiamato, ho visto l'articolo e francamente sono rimasta un pochino male perché ci sono scritte tante cose che non risultano la verità. Rivedendo Anche quei collegamenti dell'assurdità dell'omicidio di mio padre, che è stata una cosa a sé, collegata alle vicende che i miei zii hanno avuto e ancor prima all'evento di mio cugino, che quella mattina gli è successo quello che gli è successo, perché? Perché loro hanno causato la rissa e di conseguenza lui, per difendersi, se che non era armato né niente, ha dovuto, sentendo la pistola al morto che lo accinghiava, sentendogli la pistola al fianco, lui ha avuto l'abilità di prenderla e di spararlo, tant'è che il primo colpo lo colpisce sul fianco. Un omicidio per onore, bensì una difesa di un ragazzo che quella mattina è stato aggredito e si è difeso la sua vita, cose che oggi come oggi penso che possano capitare a Guardi, io, tutti. ma, no, se posso permettermi, che possa capitare a tutti di, cioè, se a me aggrediscono, purtroppo è successo, io non prendo una pistola e sparo e Ma ammazzo la persona scusami, che mi no, sta allora, aggredendo. tu, allora Comunque, scusami, al di là di questo, scusami, no, ma, allora, scusami, tu fai questa presupposizione, ma forse no, io la faccio questa pistola presupposizione. che tu dici che mio cugino aveva la pistola, forse gliel'hai dato tu o eri con lui quella mattina e l'hai No, no, consigliato di no, fare no. l'evento? No, no, la cronaca e la relazione della DIA, non so se ha sentito parlarne, è Direzione Investigativa Antimafia, che ha fatto Sì. una relazione semestrale al Parlamento come ogni 6 mesi, e quindi lo spunto di cronaca è quello. Noi Ma guarda, allora raccontiamo, ci state dopodiché. descrivendo come dei mostri, come delle No, no, persone, come dei no, 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 mafiosi, no. come qui. No, non vi Allora, stiamo definendo come dei mafiosi, noi vi stiamo qui definendo. al nostro paese, allora, se uno di voi venisse a chiedere in giro, soprattutto di mio padre, che state facendo lì un macello per un Oddio. morto, quelle cose che non Beh, non sarebbe stiamo facendo un giusto, c'è macello un per un minimo di morto. rispetto, ma mi scusi, Chiunque venga aggredito, spara all'aggressore, no? ma credo che, mi scusi. Quello non è, come dice lei, legittima difesa, tant'è vero che è in No. galera, Allora, ma mi suo scusi, cugino, ma no? lei per caso, ma scusi, se io le do uno schiaffo a lei, lei che fa? Se lo tiene o porge l'altra guancia? Che cosa fa? No, O no, no, si allora gira e mi guardi. tira uno schiaffo? No, No, allora però lei ha spiegato risponda, perché siamo giustamente. tutte cose E fa questo. sbagliate. Non No, è mi scusi, così. Mi scusi, dottoressa. allora se lei esce di casa e lo aggrediscono 5 persone, lei che cosa fa? Prova a difendersi o gli dice pestatemi di botte perché faccio il fesso? Cosa fa Allora, lei? perfetto. Allora, è il principio culturale della difesa, perché se no suo cugino non sarebbe in galera, Ma lei capito? che cosa Non ne sa? sarebbe Ma lei stato che cosa ne sa che fa latitante. delle accuse? Ma lei che cosa ne sa che fa No, delle io non è accuse? che faccio delle accuse, io Ma lei mi per limito a caso raccontare la era cronaca, presente? dottoressa. E ma la No, no, cronaca perché lei, io non ma lei ero. alle Io mi creda, non voglio dipingere nessuno come dei mostri, ma mi limito ai fatti. Ma Credo ai fatti. che suo cugino è in galera perché Ma cosa? sta. Ma mi scusi, lei gli ha dato la Scusi, pistola a mio dottoressa, cugino. Mio cugino è in io galera, non il ho problema qual aggredito è? nessuno. No, il Il problema è problema qual è? Eri, dottoressa. ma un dato di cronaca che cosa? Di un evento di... Ma perché non si occupa lei delle cose che riguardano la Sicilia anziché andare di Dottoressa, ma io impelegarsi? mi. Noi siamo stanchi, io le sto dicendo di scrivere le Ma cose lei. reali, che lei Ma poi dice minacce, che dice qua, che dice là. Lei deve io scrivo scrivere cose le cose reali. reali se volete scrivere, altrimenti non fate il vostro lavoro perché non è per voi, e scrivete le persone come dei mostri voi. Va bene? Dottoressa, Scrivete io. killer, scrivete boss, scrivete questo, scrivete quello, mafiosi. Dottoressa, Ma insomma, ma ma purtroppo scusi, per ma suo mio padre padre l'ha fatto fosse. lei un boss? Ma l'ha fatto lei un boss? È venuto da lei mio padre a dire che era un boss? Ah? Ma allora, L'avete battezzato voi? Come mi funziona la scusi, questione? Visto che dottoressa. voi ne sapete di tutti i colori. Dottoressa, noi non Come, sappiamo con i tutti i colori, noi. Carbonaro, ma con i Carbonaro gli accordi per conto della mia famiglia li ha fatti Dottoressa, lei? Ma li ha no, fatti lei? io non faccio accordi per nessuna Avete, famiglia, ma già lei ha fatto avete fatto il l'indica tramite? che Avete usi fatto il questo tramite termine con gli altri? nell'autorizzazione. Perché, no, perché lei sugli articoli che scrive pone sempre delle relazioni. Le ha fatti lei, ha fatto lei da Dottoressa, tramite, lei sa? No, io lei allora lo deve lei fare con molta dottoressa, onestà. È in realtà, io non delle cose che non succedono. lo faccio con No! molta onestà, Ma mi dottoressa. scusi, ma lei con Dopodiché quale io onestà ovviamente di... posso Ma con sbagliarmi, quale ci onestà, posso ma lei con sbagliare, quale però. onestà afferma che una persona era armata quando lei non lo sa? Questa è Dottoressa, onestà. io non ho scritto che suo cugino fosse No, ma armato, dice io ho scritto che sempre, suo cugino ha sparato ma e ha un no, dato lei è, positivo, no, è in lei è, galera suo no, cugino o no? allora lei batte sempre sul mio cugino, va bene, lei ha scritto che lui Dottoressa, estrae una pistola revolver e spara 4 colpi, va bene, e spara 4 colpi a Priolo,
Lei era lì presente, la rivolta gli l'ho data lei, ma l'ha visto lei che lui ha sparato. Dottoressa, non faccia provocazioni, ma l'ha visto, ma mi scusi, l'ha visto lui, l'ha visto lei che è mio cugino e ha estratto lui la pistola? Dottoressa, noi giornalisti anziché occuparsi dell'assassino che ha ucciso mio padre, lei va ad impelegarsi in vicende che non le riguardano, di cui ci sono atti processuali, di cui sono stati già sentenze, anziché di andare ed occuparsi dell'omicidio di mio padre e cercare di capire. Ma io mi sto occupando anche dell'omicidio di mio padre. Ma di cosa si sta occupando? Che lei anziché dire un attimino ed indagare sull'assassino e tutti gli eventi e quello che lui faceva, se ne viene nella mia famiglia, perché qua, perché là, perché questo, perché quello, ma se io fossi, se fossimo al contrario, noi proviamo un attimino ad invertire le questioni e veda come si sente. Dottoressa, io... Ah, questo non le conviene? Io, ho capito bene. Forse c'è da piani alti, quindi con letti bianchi vuol dire che sono migliori delle persone? No, dottoressa, non ci sono piani alti e piani bassi. Io però... perché con le differenziazioni di classe, di questo e di quello, perché nelle vostre famiglie ce ne sono di più degli altri. Il problema è semplicemente che giustamente bisogna trovare lo scoop in quella degli altri, punto. Io ancora perché se io andassi a fondo di ogni singola persona, soprattutto nei colletti bianchi, mi creda che ne vedo ogni giorno, e tanti, e quante ce ne sono nella loro famiglia. E perché non denuncia queste cose, dottoressa? Ma io quello che devo fare lo faccio, non si preoccupi, perché le querele sono pronte per tutti. Le querele sono pronte per tutti, perché siamo stanchi di essere descritti dei morti. E poi la stampa ci scrive ogni volta. Basta, la dovete, che scrivete le cose reali, non siete dei giornalisti reali, non fate il lavoro con professionalità. Dottoressa, perché non è possibile, ma lei era presente ad un omicidio su Gioia Tauro nel 2011, era presente lei, ma lei lo sa che la pistola, forse la pistola gliel'ha data lei, è mio cugino? Di nuovo, ma lei che cosa gliene può fregare di meno della questione Terris? Lei cosa gliene può fregare di meno? Era presente per dire che lui ha sparato e la pistola ce l'aveva lui, ma lui ha visto, ma voi parli della questione, è fantasticare sui miei zii, sulle vicende di mio padre, su questo, su quello. Perché non fate un articolo sulla solo sull'assassino e descrivete realmente quello che è? Dove affermate che la pistola era sua e ce l'aveva lui? Perché ce l'aveva la pistola della... Ma la pistola che ho ucciso di Cusco? Ma scusi, l'assassino, no? La pistola ce l'aveva lui? Oppure gliel'ha data lei? Allora, perché lei avete fantasie, ma non potete incolpare le persone e poi costruire dei mostri. Quelle degli inquirenti non sono affari che la riguardano. Quelli degli inquirenti non sono affari che la riguardano, perché nel momento in cui gli inquirenti dicono una cosa, i giornalisti non scrivete esattamente quello che gli inquirenti dicono, ma traditate le cose a fantasia vostra, quindi le cose sono ben diverse. Sono ben diverse, anche perché ci sono degli atti processuali, sia della vicenda di Puerto Liberato, sia delle cosiddette faide, che poi non c'è stata mai la faide, a meno che non sia venuto lei, insomma, non c'è, a in meno che non sia venuto lei, sono le faide, ma a meno che, ma mi scusi, ma è venuto lei a fare il soldato con noi nella faida? È venuto lei? No, io non faccio. Perché se è venuto lei alla famiglia delle faide, a fare il soldato con noi nella faida, allora le dico c'è la faida perché lei era presente con noi. Dottoressa, per fortuna io non faccio il soldato. Perché se le cose si fanno, allora mi scusi, allora il lavoro che si fa, si fa bene, si fa a 360 gradi nell'onestà delle cose. Ma siccome voi non fate le cose, fate le cose per fantasia, o forse lei è stato pagato e quindi deve per forza fare in questo modo. Dottoressa, io la prego anche in questo caso di non andare ad insulti dei quali allora se c'è qualcuno che va ad insulti, quello lo fa lei con la sua professione e non di certo io. E suo padre e i suoi fratelli appartenessero alla famiglia Brandimarte Morè, quindi una delle famiglie più importanti dell'Andrangheta, non sono ancora giornalisti. Ma scusi, ma lei era con loro? Io non ero con loro, ma ancora di queste cose Brandimarte Morè, ma lei era con loro? Ma lei era allora le ricordo mi attengo alle verità allora guardi allora le ricordo semplicemente che i fratelli Molè
E ci sono, ci sono, e se lei fa la, fa la ricerca su internet, ci sono, li può trovare benissimo. I fratelli Molesti, sì, è da oltre 20 anni che sono arrestati, e quei poveretti che ogni volta nominate, che cosa c'entrano? Quei poveretti sono i fratelli Molè? Allora, quelle persone lì è da 20 anni, è da 20 anni sono poveretti. Quelle persone lì è da 20 anni che sono in arresto, è da 20 anni che sono poveretti. Sono in uno stato di detenzione. Noi siamo dei poveri perché voi giornalisti descrivete le persone come dei mostri. La nostra famiglia la state mettendo in croce. È ora di smetterla, perché non scrivete delle proprie famiglie, scrivete le vostre cose. Perché da oggi in poi, qualsiasi cosa che io non vedo conforme agli atti, perché ci sono degli sfogli processuali, ci sono degli atti processuali, io querelo tutti quanti, perché non è possibile, e lei sarà uno dei primi, perché ogni volta scrive delle chiacchiere, delle fantasie sue. Sì, semplicemente delle fantasie sue che lei scrive. Ma lo faccia, perché però, lei non si può alzare la mattina e anziché di preoccuparsi dell'assassino, dell'omicidio di Brandi Matte, si occupa dell'omicidio Priolo, che a lei non sono affari che gli riguardano. Si sono occupate altre persone dove hanno scritto la verità di quello che c'era da dire. Lei non lo conosce, lei si deve occupare dell'italiano che ha ucciso mio padre, di cui lei non si è degnato di fare un articolo e di scrivere due parole lei... su quello. Le cose, le vicende, le cose, bisogna correggerle, per cui negli articoli, quando lei riscrive, scrive le cose reali di come sono, non scrive, l'omicidio è scaturito perché mio cugino è stato aggredito, dove tra l'altro c'è nell'altro procedimento si tratta di aggressione verso una persona, di agguato si parla. Certo. Ci sono degli atti processuali parliamo, lei degli atti processuali, dopodiché io leggo gli atti processuali, infatti il suo cugino è in galera, dottoressa, io per omicidio, io su questo la voglio fare riflettere, lei non gli riguardano le vicende delle persone, che poi è un omicidio, quelle sono altre situazioni, nei suoi articoli cerchi di scrivere la verità e soprattutto si attenga agli atti processuali che ci sono, perché faccio le correzioni dovute, perché non ci sono, è inutile senti che tu mi dici minaccia, perché ti sto raccontando le cose reali di come sono, iniziate questo di qua, questo di lì, perché veri mafiosi siete voi giornalisti che incriminate gli altri. Sì, assolutamente, perché voi non dite la verità. Dottoressa, io le posso assicurare che continuerò a fare come ho fatto fino ad oggi il mio... Ma il suo lavoro lo deve fare bene, lo deve fare onesto, non in altri modi, perché come lo sta facendo, le posso dire che poi sia io che tutti gli altri, ogni persona che lo legge, soprattutto e direttamente i veri destinatari degli articoli suoi, ogni persona sa che lei non scrive la verità, quindi si documenti bene prima di farlo, e poi se non ci siamo capiti, allora senti, è inutile che lei dice minaccia, forse siete abituati là in Sicilia a farle, perché qua noi non siamo abituati, va bene? È più corretto lei con se stesso e soprattutto con il suo lavoro. Dopodiché faccio delle correzioni sulle cose esatte di quello che io ho detto. Guardi, le ripeto, io non voglio più chiacchiere, non voglio più sapere nulla. La conversazione termina qui.